Buongiorno, oggi è il 2 di aprile e ci siamo alzati tardissimo, sono le 11 meno 10. Niente, dobbiamo fare colazione, inizia un'altra giornata tutta uguale. Stamattina faccio i pancake di banana, quindi vi mostrerò un po' i passaggi, vabbè. Così, cosa metto dentro questo miscuglio per fare questi buonissimi pancake di banana? Banana, le uova, il lievito per dolci, la vanillina, la farina che è quella senza glutine per me, e latte e zucchero. All'alba delle 12 spaccate, l'ultimo pancake ce l'abbiamo fatta. Il fra non ci vede più dalla fame, no, infatti no, si è no, messo gli occhiali tipo Ray Charles. Qua ci sono tutti il resto ho fame. dei pancake e ti bastano, amore, per stamattina? Forse non lo so. Dopo vi faccio vedere quanti ne restano. Speculus Lidl. È buono questo, raga. Buono. Vabbè, Speculus, la Nutella l'abbiamo finita. Dice ma abbiamo passaggio. Aisha. Aisha e Coutemois. Pinco, vai. Perfetto. Bene, è arrivato il momento di mangiare. Buon appetito. Ciao. Amore. Quanti ne hai mangiati? Dai, ridi. 5. 5? Come li hai mangiati? Perché però non solo la marmellata e lo speculus, ha voluto anche portare in tavola il succo, sì, no, lo sciroppo di dacero. Ne ho mangiati 5. Come li hai mangiati? Allora, uno piccolino con lo speculus, poi quello secondo piccolino con le fragole, poi mi sono fatto quello grande con lo speculus. Poi un altro piccolino con lo sciroppo d'acero e un altro piccolino con le fragole. E col piccolino non è che cioè piccolino intende grandezza Base, normale, da standard, sono cioè non è che sono mini. Lo faccio per apprezzare, come forma di apprezzamento verso il tuo operato. Grazie, amore. Non è che mi piacciono più di tanto, no? No. Li mangio. Li mangio così per dire. ragazzi, non ho più privacy questa storia dei video. Allora, rompere basta. le balle. Sei in quarantena, non hai niente da fare. Sì, fatti non ho niente da riprendere. Fare, ma non ho più privacy. Pensi solo a mangiare. Siamo a mangiare. Vabbè, 5. Dopo vediamo se ne ha. No, Se basta, ne basta. Buono, buono. Sì, vediamo. Non ti credo. Dodicesimo giorno di quarantena, ma qui c'è chi se la sta solo ed esclusivamente godendo. Tutto regolare, tutto super, super. La disperazione dal non so quale giorno di quarantena porta Francesco a smontare le zanzariere. Sì, le zanzariere. Il Roblò. Va che l'erciume. Una sciacquata ci vorrebbe anche.
Sì. Eh dai, amore, fai le cose fatte bene o non le fai? Effettivamente sì. Adesso vado fuori, gliela vado a dare, poi lo rimontiamo. Facciamo asciugare e poi lo rimontiamo, dai. Va bene, vado. Vai, vai! Ciao, ciao. Molto meglio, quasi quasi rismonto pure l'altro. Oggi c'è venticello, oggi fa un po' freschino. Mi hai convinto. Guarda, guarda che casalinga. Una casalinga, desperate housewife. Sono quei lavori che non ci avevo mai voglia di Desperate fare. van wife. Ma quando poi, piuttosto che non sapere cosa fare. Sì, il fra si annoia Ma io tantissimo. sono proprio impazzente. Si annoia Mi viene da a piangere, morte. sì. Ti viene da piangere, Sì. amore. Tiriamo giù anche l'altra allora, da lavare con l'acqua. Dai. Voilà. Allora, vengo di qua, vengo di qua, vengo di qua. Sei qua sotto, babu? Stai camminando sui panni. Certo, amore, tutti li ho schiacciati uno a uno. Oblò pulito. Al meglio. Amore, Sì. sei soddisfatto? Medio. Meglio di prima, sono sicuramente. Funziona? Funziona. E questo è fatto. Rimontiamo quello della cucina. A posto, funziona? E su e giù. Boom. Diciamo un'ora di 2 ore di lavoro o no? Dipende. No. Vabbè, 50 euro più IVA. 50 euro più IVA. Se non vuoi la fattura ti faccio 50, siamo a posto così. Uscita che ci concediamo durante la settimana. Spiaggia deserta. Qui è deserta. Non si vede nessuno. Approcci le capre. La faccio. Approcci le capre. La botta di vita della settimana. Se andiamo ogni 2 giorni. Sì, andiamo quasi ogni 2 giorni. Vabbè, sai, dobbiamo comprare pomodori, zucchine, uova, pomodori, zucchine, uova, banane, pomodori. Vabbè, compriamo il fresco, non è che ci conviene fare le scorte. Scorta di per cosa? Cura di pomodori. Ogni 2 giorni andiamo, 2 o 3 giorni andiamo a comprare qualcosa di fresco, anche perché il frigo è piccolo. La gente mormora. Ci sono tutti i localini ovviamente chiusi. E lì c'è il nostro localino cibo, ma spegniamo perché alla gente non piace essere. Noi gli piace essere ripresi, quindi per educazione spegniamo. Abbiamo fatto la spesa. Non resistiamo al pane. È troppo. Pagnottella, quanto costa? 15 centesimi. Non è male.
comunque alla fine dovevamo comprare solo due robe, ma c'erano le banane. Dunque, allora, abbiamo preso sì. tre pagnotte come questa, abbiamo preso 5 pomodori, 1 litro di latte, due banane, 6 uova. 6 uova, è un sacchettino di olive. No, le ho io, vabbè. Speziate, qua si intravedono. Intravedono qua. Qualche parte, vabbè, olive. Abbiamo speso totale. Un melone. Ah sì, anche meloncino, il meloncino minuscolo. Meloncino. 4,10 euro, anzi meno. Sì, perché. Perché è cambiato il cambio. È sceso il dirham. Quindi. C'è un rapace. Quindi. C'è un rapace. Sono ossessionato dagli uccelli. Comunque sì, comunque totale. Sono distratto con l'uccello, perché io quando vedo l'uccello mi distraggo, raga, perché mi piace di seguirlo. Ma dove sei? 4,10 euro. È male, no? Che sono meno di 4 euro. Meno di 4 euro. In verità abbiamo speso 41 dirham. Al cambio attuale sono. Ma mo te lo dico. Ma guarda, 36, sono 3,70 euro. Perché è 0,9. Un dirham è 9 centesimi. Quindi 3,70 euro. Oh, 3,70 euro, manco il pane si comprava a Milano. Ovviamente tutte cose locali che costano poco, perché c'era nel negozietto la Nutella, che ho visto il prezzo oggi, 350 grammi di Nutella costano 6 per 9, 54, 6 euro. 6 euro, 6 euro, mentre al Carrefour costa 3,70, di 370 dirham, quindi comunque costa meno. E quindi no, direi che 37. Sì, 37, sì. Niente, adesso torniamo. Oggi c'è pasta al pesto. Pesto, mamma mia, ho voluto comprare il pesto. Ciao amico. Non lo mangi il pane. No, dai. Un po' di pane. Ma tu sei abituato bene. Allora lo diamo agli uccelli, dai. Bravo amore. Ciao. Cani affamati, neanche il pane si mangiano. No, ma poi l'ha abituato bene. Fa la guardia al campeggio di fianco la sera. Fa la guardia abusivo. Anche lui è abusivo. Mette lì a raffa. Un po' desolante come scenario. Sì, sta anche scendendo la foschia. L'ora d'aria è finita. Anche un'altra settimana è finita. Da lunedì, quindi da domani, ci alzeremo presto perché possiamo correre intorno al campeggio. Quindi come tutti gli stronzi inizieremo a correre. Non è sicura questa cosa. Sì, dai. Se no lo faccio per lui, perché sennò mangia e basta, gli sta venendo una panza. Ma non mangio mai. Quindi, io sono magra già. Comunque torniamo dentro al campeggio, torniamo reclusi e andiamo a cucinare. La settimana petto di pasta. Petto di pasta. La settimana è finita. Io non ne posso veramente più. Ma proprio più. Sempre tragico. Alla fine guarda, abbiamo anche il mare. Cosa vuoi? Il mare, mi sono pescato. Il sole, cosa vuoi di più? Dai. Si vorrei andare in giro. Si lamenta sempre. Così, poteva andarci peggio. Noi pensiamo sempre al peggio. Poteva andarci meglio, poteva andarci peggio. Va bene. Buono. Ciao, raga. Ciao. Ci eravamo dimenticati, ma oggi è il compleannino della principessa, che come si vede, proprio si sta rilassando, come suo solito. Amore, è il tuo compleanno oggi? Non ti scomporre? No, amore, non ti scomporre, non ti affaticare. Oggi è il compleannino della nostra pradina, che compie ben 8 anni, infatti come i bambini, vedete, sta venendo
Sta perdendo i denti. Con qualche anno di ritardo, di solito i bambini li perdono ai 5 anni, lei li perde a 8. Guarda, si è offesa. Amore, non ti offendere, non è colpa tua se perdi i denti. Vabbè, buttiamo sta pasta, vediamo un po'. Vi faccio vedere poi il risultato finale, proprio da insulto alla cucina italiana. Ma è un pesto, su, cosa potrà mai essere di così grave? Basilico, olio di girasole. Già cominciamo male. Patate. Patate? Sì, patate, pon de terre. Mamma mia, perché me l'hai detto? Acqua. Formaggio grattugiato, non si sa che formaggio. Sale, olio d'oliva extravergine. Vabbè. Noci di cajù. Grana padano 1% che costa caro. Amizeka, aia. Caro. Mino, 1% grana padano. Uno, Acidificanti, eh. acido ascorbico, fibra d'agrume, pinoli. Fibra d'agrume? Sì, sarà scorza di limone. Non ci metti un po' di scorza di limone. Pignon de pin, i pinoli. Polvere, non si sa di cosa. Aroma naturale di basilico. Mamma mia, mi viene da piangere. Il look è orrendo. Meno male che cioè, non lo ricompriamo più. Sembra un... Apro? Dai, apri. Cioè, già in Italia non lo comp cioè, compriamo solo quello dell'S lunga Che perché comunque è che fluorescente, comunque è quello adesso è fluorescente, buono, però dai. guarda, tra tutti forse è il meno Ma peggio. ti dirò, ma ti dirò. Annusa qua, senti qua. Ah, il profumo è buono però. Non è male il profumo. Sa, sì, non è male, ma comunque è chimico, Ma ragazzi. certo C'ha che è quell'odore chimico, no, l'ha chimico fatto, da. no, l'ha fatto la Shura Elda a Chiavari, l'ha Mamma! fatto, cioè. Mamma, mi manca il tuo pesto! Manca il pesto della mamma, buono! Discorsi, Fatto è proprio chimico. dal basilico cresciuto sul balcone. Ma cosa La ne provincia vogliamo di Genova? sapere? Ma cosa c'entra? Nel No, Tigullio? cinisello balsamo, ma fa niente, non Allora. importa. Fatto Questo è in casa prodotto con l'olio d'oro. buono, l'olio pugliese, fatto proprio da amici. Viene da Amici, amici, piangere. poi. Vabbè, adesso Fammi buttiamo. leggere dove è fatto. Ma dove vuoi che sia Non fatto? lo so. Su. L'hai voluto comprare? Ma tu Ma chi mangi? l'ha voluto Tu! comprare? No, tu l'hai voluto comprare. Sì, io non, ma manco Io voglio mangio. solo roba locale. Pronto? Non è pronto, amore. Eh? È pronto. Mamma mia, mi vergogno di questa pasta, mi Ma lascia. vergogno per il colore. È bene che non l'ho fatto io il pesto, madonna Non mi sembra così mia. Però male. guarda, qua ce n'è ancora uno sputo. Ma dai, abbiamo mangiato di peggio. Abbiamo mangiato di peggio. Tipo? Non lo so, non abbiamo Quegli, mangiato ah, così di come no, quegli peggio. arancini che abbiamo mangiato a Erice quel Madonna giorno. mia, sì, è vero, abbiamo mangiato di peggio. Almeno questa è pasta. Questa è pasta, dai. Vai, procedi all'assaggio. Se hai Vuoi coraggio. anche il grana non grana? No, no, quello mi sembra troppo. No? Dai, procedi all'assaggio. Ovviamente nella pentola. Nella pentola, certo. Così non Real sporchi. van life, perché Così sennò non. sporchiamo robe. No, esatto. Inutilmente. Vai. Cioè, Sì, Laura mangia le pensa. penne col cucchiaio, ragazzi, e lo so che Sì, ma perché c'ha sono. problemi. Perché le peste. A parte che Sì, sono. Cioè. mangia! Vabbè. Ma si mangia, dai, si Si mangia. mangia, non fanno. Cioè, si mangia. Allora. Ovvio, non è. Merda! Però. Sì, nel senso che si mangiano, non fanno così schifo. No, fanno schifo, però si mangiano. Va bene, buon appetito! Buon appetito.